Una buona serata, ben ritrovati per Dentro la Notizia. Anche questa sera apriamo con le immagini che ci arrivano in diretta da Kiev, capitale della Ucraina, dove anche oggi è stata una giornata decisamente non facile, non semplice per l'attacco avvenuto ad una centrale nucleare che ha provocato forte indignazione nel mondo ed intanto una novità è arrivata nel corso di queste ore. Approfondiremo meglio i dettagli tra breve riguardanti il terzo incontro tra Russia ed Ucraina che è previsto per il weekend o domani oppure domenica. Potrebbe essere un terzo incontro in cui si potrebbero avere degli sviluppi importanti. Prosegue intanto la mobilitazione per quanto concerne il popolo ucraino. Sentiremo come si sta muovendo una parrocchia a Foggia. Ci occuperemo di calcio con Inter Salernitana in prima della nuova giornata di ritorno della Serie A ed anche di pallavolo con la Fenice Libera Virtus che è tornata in campo dopo 2 mesi ed ha vinto per 3-1 contro la formazione dell'Adria Bari. Eccoci qui, buonasera e ben ritrovati. Dunque, è stata una giornata caratterizzata dall'attacco ad una centrale nucleare avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì e che davvero ha provocato terrore, ma soprattutto anche il terribile ricordo del disastro nucleare di Chernobyl del 1986. Ancora bombe sull'Ucraina, ma nella notte le esplosioni si sono concentrate su una centrale nucleare. Secondo il direttore della stessa, non ci sarebbe fuoriuscita di radiazioni, ma ciò va a temere per un nuovo disastro nucleare dopo Chernobyl. L'ira europea non si fa attendere e Londra chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, lo stesso che qualche giorno fa aveva approvato la risoluzione di condanna contro la Russia. Un piccolo spiraglio si era aperto giovedì nel secondo giro di trattative Russia-Ucraina, al confine tra Polonia e Bielorussia. Entrambe le parti si sono dette favorevoli all'apertura di corridoi umanitari e anche a una tregua temporanea dei bombardamenti, pronti a rivedersi fra 2 giorni per trovare degli spiragli. L'escalation russa non si ferma, anche se va avanti lentamente. La sensazione è che nuove ombre ci siano all'orizzonte e sono concrete, e l'Europa è in pericolo. Ed ora occupiamoci anche della situazione legata ai colloqui per quanto riguarda Russia ed Ucraina, che inizialmente, almeno per quanto riguarda il terzo round, si dovevano svolgere all'inizio della prossima settimana. Ma il presidente russo Putin, in un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Scholz, che ha chiesto al suo omologo russo di sospendere immediatamente l'avanzata verso Kiev. Lo stesso Putin ha detto che il terzo round di colloqui potrebbe avvenire nel weekend o domani o domenica. La sensazione è che in questo terzo incontro si possa giungere ad una condizione sicuramente più utile, almeno per quanto riguarda le richieste da parte dell'Ucraina, che chiede ovviamente di far rispettare la condizione legata ai corridoi umanitari ed anche ad un cessate il fuoco temporaneo, così come era stato messo in evidenza nel corso del secondo colloquio avvenuto soltanto 48 ore fa. E per quanto riguarda l'attacco avvenuto alla centrale nucleare, non si sono fatte attendere le reazioni internazionali. Non si è fatta attendere la reazione internazionale dopo l'attacco alla centrale nucleare avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. In Italia il premier Draghi parla di attacco scellerato e chiede all'Unione Europea di essere unita. Il segretario della NATO Stoltenberg dice l'attacco alle centrali nucleari dimostra l'incoscienza di questa guerra e l'alto rappresentante europeo Borrell dice bisogna attivare un meccanismo per indagare su eventuali crimini di guerra commessi in Ucraina. Già si è mosso in questo senso
senso il Tribunale internazionale dei crimini di guerra dell'AIA. Intanto il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per la prima volta per quanto riguarda i diritti umani, ha approvato una risoluzione a favore di una commissione internazionale d'inchiesta sulle violazioni dei diritti umani da parte della Russia. 32 voti favorevoli, 2 contrari e 13 astensioni, tra cui anche la Cina. In Russia numerose pagine internet e social di vari media indipendenti e internazionali sono diventati in parte inaccessibili. Tra l'altro, numerosi hacker hanno piratato anche il sito della più grande azienda spaziale russa. E in queste ore si è verificato anche un giallo riguardante il presidente ucraino Zelensky. Secondo il presidente della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, si sarebbe rifugiato in Polonia. Immediata è stata la replica da parte ucraina, secondo cui, e l'hanno confermato, Zelensky rimane ancora a Kiev a lottare contro il suo popolo. Quindi, come vedete, anche in questo caso ci sono state molte fake news. E continua la mobilitazione in Puglia per quanto riguarda il popolo ucraino. Come sapete, nel corso della settimana in Capitanate ci sono stati molti eventi, tra cui anche la Marcia della Pace che si è svolta a Cirignola in provincia di Foggia. Oggi andiamo a vedere come procede la raccolta di viveri di prima necessità in una chiesa di Foggia. La storia ce la racconta dal capoluogo d'Arno, Nicola Saracino, TG Blu. Don Ivo Capraro, parroco della chiesa di San Giovanni Battista, voi siete tra le realtà più attive, raccogliete cibo che poi va al seminario greco-cattolico di Ternopil. Come sta andando? Abbiamo iniziato questa raccolta straordinaria solo dal giorno di ieri. Nella parrocchia avevamo già una spedizione di alimentari presso quel seminario. Ne abbiamo già fatte 5 nelle ultime 5 settimane, ma adesso con questa situazione grave che tutti conosciamo abbiamo aumentato il nostro servizio, perché abbiamo saputo direttamente dal rettore del seminario di Ternopil che la struttura di quel seminario è un grande edificio, ha creato l'accoglienza per un centinaio di persone, sono mamme e bambini che possono essere protetti all'interno del seminario, hanno dei locali, delle grandi cantine per rifugiarsi nei momenti in cui suonano le sirene. La città di Ternopil non è in questo momento assediata, ma partono le sirene quando gli elicotteri passano per il cielo a controllare quello che c'è. Non hanno fatto nessuna azione bellica, ma è chiaro che la preoccupazione c'è per tutti. È una città che si trova nella parte occidentale dell'Ucraina e c'è il famoso pullman che collega direttamente Ternopil con Foggia, che permette quindi di portare direttamente sul posto questi alimentari che stiamo raccogliendo. Pallavolo, è ricominciato il campionato di Serie C femminile. Per la pallavolo Cigno, la finale è arrivata, una splendida vittoria sofferta e anche entusiasmante contro l'Andria Bari. Finalmente si è tornati in campo, ma nessuno fa finta di niente per quel che succede in Ucraina in queste ore. La pallavolo Cerignola fa sentire la sua voce nel ritornare in campo dopo 2 mesi. Il recupero della quinta di ritorno è servito per capire sotto quale ottica avrebbe avuto l'incontro. Altamonte e Soce hanno giocato alla pari contro un Adria Bari Maidoma, che in più di una circostanza avrebbe potuto allungare il match. La partita è stata intensa sin dalle prime battute e il primo set le Pantere lo vincono di soli 3 punti, 25-21. Nel secondo qualche incertezza avversaria favorisce le padroni di casa che giocano a ritmi serratissimi, ma in banali. Concretezza e sacrificio emergono sia nel secondo set vinto dalle locali per 25-15 che nel terzo quando l'Adria Bari accorcia le distanze 25-14. La quarta frazione di grande impatto emotivo, pieno di adrenalina, e vincere 28-26 ai vantaggi e partita 3-1 alla pallavolo Cerignola dimostra la tenacia e l'imprevedibilità di questo sport.
Poco tempo per gioire. Fra poche ore si torna in campo per la trasferta Bari contro l'ASEM, vincente 3-0 nel derby contro l'Adria di sabato scorso. E per quanto riguarda invece il calcio, è cominciato da circa una quarta d'ora l'anticipo della nona giornata del girone di ritorno della Serie A tra Inter e Salernitana. Andiamo a vedere la situazione aggiornata intorno al minuto 17 nel corso del primo tempo e ancora sullo 0-0 tra Inter e Salernitana. È ovviamente una partita fondamentale, anche perché se l'Inter dovesse riuscire a vincere contro i campani, sorpasserebbe in classifica sia il Napoli che il Milan, che sono attesi poi a testa di domenica al stadio Maradona. E comunque sarà un fine settimana in cui per davvero la lotta tra la salvezza e l'Europa potrebbe rivestire davvero verdetti importanti. Domani poi il quadro del sabato con Udinese Sampdoria alle 15, Roma Atalanta alle 18 e poi Cagliari Lazio alle 20:45. Poi il resto del programma lo possiamo vedere anche con l'aiuto della nostra regia, che ci porta alle partite in programma nella giornata di domenica alle 12:30 Genoa Empoli, alle 15 Fiorentina Verona, Bologna Torino e Venezia Sassuolo, alle 18 Juventus Spezia e poi, come detto, alle 20:45 la sfida del Maradona tra Napoli e Milan. E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione di Dentro la Notizia, crisi in Ucraina. Vi ringraziamo come sempre di averci seguito. Vi ricordo che i servizi, le notizie e le edizioni dei telegiornali, il continuo aggiornamento li troverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo domani a mezzogiorno con la Sport 24 Live del sabato. A tutti un buon proseguimento di serata.